La psoriasi in Piemonte, innanzitutto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una patologia estremamente diffusa e nota da sempre, anche se il nostro atteggiamento nei confronti di questa malattia è molto mutato negli ultimi anni, sia per quanto riguarda le cause, adesso si sa che è una patologia immunomediata, sia per quanto riguarda la prognosi, era considerata la malattia dei sani, adesso si sa che i pazienti psoriasici hanno molte comorbilità e quindi hanno un'aspettativa di vita inferiore a quella delle persone sane, ma soprattutto c'è stata una grossa rivoluzione nel campo della terapia. Anni fa esistevano praticamente solo le medicazioni topiche e questo voleva dire lunghi ricoveri. Adesso abbiamo un armamentario di nuovi farmaci sistemici che hanno in qualche modo cambiato la vita degli psoriasici. Adesso è possibile condurre una vita normale, di relazione lavorativa, effettuando solo periodiche somministrazioni sottocute di questi farmaci. Quali sono i sintomi e i mezzi per contrastarla? I sintomi sono variabili, la lesione tipica della psoriasi è una chiazza eritematosquamosa che compare sulla pelle. Però le chiazze possono essere molto limitate oppure molto estese. La psoriasi può associarsi in una percentuale di casi, in un 20-30% di casi, a un coinvolgimento delle articolazioni, una vera e propria artrite psoriasica altamente invalidante. Com'è la situazione in Piemonte? Attualmente ci sono circa 100.000 pazienti affetti da psoriasi e nell'ultimo anno, facendo riferimento al 2014 intendo, abbiamo visitato come prime visite di psoriasi moderato severa circa 3.000 pazienti, 2.850 pazienti, con una prevalenza leggera del sesso maschile intorno al 57%, un'età media intorno ai 57 anni. Questo riflette abbastanza quello che succede nel resto d'Italia, nel resto d'Europa o dei paesi occidentali, quindi una prevalenza della psoriasi di circa il 3%, quindi una patologia abbastanza comune. La pelle, ricordiamo, è l'organo più grosso del corpo, quindi viene costantemente coinvolta da patologie e la psoriasi è una delle principali patologie in termini numerici. Quali sono i mezzi per contrastarla? Beh, innanzitutto la corretta diagnosi, come per tutto. Successivamente ci sono le varie opzioni terapeutiche che vanno dalle terapie locali fino ad arrivare ai nuovi farmaci biotecnologici. Il mito che la psoriasi sia stata nel passato una malattia non curabile è un mito che va sfatato. La possibilità di avere una cura è già un'importante speranza per i pazienti affetti da questa patologia ingravescente.